Ben ritrovati al consueto appuntamento con Bellinche Calcio. Dallo studio 17 di San Pier d'Arena, Franco Ricciardi e Marco Benvenuto presentano la trasmissione dedicata al calcio che c'era e che non c'è più. Insieme a loro, il gradito ritorno di Virginia Scarpellini, protagonista della prima edizione. E adesso, buona visione con Bellinche Calcio. Buon divertimento. Edizione fino a giugno, maggio-giugno, ha chiesto, ma Virginia, e Virginia eccola qui, tornata, tutto bene, vero? Perché piena di impegni, raccontaci un po' che cosa hai fatto. Adesso ormai sono diventata, oltre che una grande studiosa, una grande lavoratrice, poi il mio impegno calcistico diventa poi questo si direi qualcosa, sì. Quindi ovviamente purtroppo in certe situazioni non sono stata proprio impegnata. Però... Perché chi magari non avesse seguito la prima edizione dove Virginia è stata... indiscussa grande calciatrice, è una grande calciatrice, è difensore, un giochi di... difensore, ecco. Quindi insomma interpreta proprio il calcio in chiave moderna. Sì. Ma come va la squadra? La squadra adesso abbiamo iniziato il campionato, quindi diciamo che la posizione in classifica è un attimo ancora da determinare, però stiamo andando molto bene. Quest'anno abbiamo anche una nuova compagna che sta aiutando, anche un acquisto, un nuovo acquisto italiana. No, in realtà lei è peruviana. Stiamo alzando il livello international. Però insomma, continuano i tuoi studi, continuano l'attività di modella, insomma, tante cose. Comunque, ricordiamo, Virginia è stata la protagonista, è tornata a trovarci, lei sa che quando vuole tornare torna, quindi insomma, va bene. Allora, adesso ci aiuterai questa sera a raccontare questa puntata di Bellinche Calcio, avrai molti servizi da presentare. Allora, no Franco, cosa facciamo? Allora, possiamo cominciare? Virginia intanto raggiunge la sua postazione di 17 bis al piano di sopra e poi la vedremo per gli annunci. Quindi, Franco, allora, sostanzialmente puntata importante, gli auguri li abbiamo fatti, buon anno, tutte le feste sono finite, un 2020 per quanto riguarda Bellinche Calcio che vi preannunciamo già scintillante, tante cose in un'ora. Salutiamo perché ci sono anche le incombenze, quindi sono il nostro assistente di studio. Michela Fandicazzola, ci tocca anche nel 2020, sarà con noi, scherzo. Guardate che studio che ha preparato. Guardate che studio. Adesso andiamo a presentare il primo, però insomma, qui è proprio il caso, perché noi abbiamo calciatrice, lei è già salita sul piano di sopra, 17. Fai un bel assist. E allora faccio un assist. Vado. Opla! Cari amici di Bellinche Calcio, buonasera. Stasera iniziamo subito con un importante e fantastico servizio che abbiamo preparato apposta per voi. Infatti sabato scorso c'è stato un grande evento al Museo del Genoa, al Porto Antico, dove appunto è stato premiato un ex calciatore rossoblu molto famoso negli anni 60, ossia Franco Rivara. Vediamolo insieme. Ancora una volta il Museo del Genoa ha fatto centro.
Giovanni Villani e Franco Abrile, assieme a Bruno Lanteri e Stefano Massa del Comitato Storico Scientifico, sabato 4 dicembre sono riusciti a portare al Porto Antico, al Tempio della Storia Rossoblù, il grande Franco Rivara, capitano genuano negli anni 60 e ricordato da tanti tifosi come il Tigre di Roncoscrivia. Franco Rivara era accompagnato dalla moglie Giuliana, dalla figlia Annalisa, dai nipoti Giulia e Nicolò e da altri parenti. Quando è entrato al Museo della Storia Rossoblù non ha nascosto una certa emozione. Il grande capitano, oggi 81 primavere splendidamente portate, con la grinta e lo spirito di un ragazzino, in carriera ha totalizzato complessivamente 74 presenze, 4 reti in Serie A e 181 presenze e 11 reti in Serie B, tutte con la maglia del Grifone. Ha visitato tutti i vari settori del museo con Giovanni Villani e Bruno Lanteri, perfetti padroni di casa nel presentare i tanti cimeli della storia genuana. Rivara ha rivisto le figurine Panini di allora, lui con i compagni Derlin, Pantaleoni, Bean, Colombo, il portiere da Pozzo, il grandissimo Gigino Meroni. Gigi Meroni è sicuramente il più forte calciatore che ho conosciuto, ha detto Rivara a microfoni spenti. Giocava bene a tutto, anche a biliardo, a bocce. Era un talento naturale. Sentiamolo ai nostri microfoni. Bene, siamo al Museo del Genoa, la storia del Genoa, con un uomo che ha fatto la storia del Genoa. Franco Rivara qui in questa giornata. Emozionato anche forse? Sì, molto, molto emozionato, perché poi rivedere queste cose, rivedere questi giocatori che abbiamo vissuto, la storia del Genoa, un po' di emozione la mette sempre. Ecco, allora, Franco Rivara, capitano, in quella squadra che tra l'altro ha stabilito il famoso record con Mario Da Pozzo, 791 minuti. Il primo contatto col Genoa, quando era piccolino, qual è stato? Io ho fatto tutto il settore giovanile, perciò tutto il settore giovanile, dai pulcini a poi riserve, poi prima squadra. Perciò no, ecco, ma lei abitava a Ronco, abita a Ronco. Chi è stato che l'ha trovata a Ronco? Ma io, c'era uno lì che si interessava di calcio, mi ha mandato a fare una prova. C'era l'allenatore Boni Lauri. Mi ha mandato a fare questa prova, poi sono rimasto lì, si andava a Cornigliano addirittura. E poi da Cornigliano, pian piano sono andato avanti. Ecco, Rivara è ricordato anche per un bello, clamoroso gol alla Sampdoria. Sì. Uno particolare, quello da lontano, da 30 metri. Vede la mia segretaria, mia moglie. Ci ricordi un po' il gol da 30 metri? Com'è? Ma guardi, forse eravamo in Serie B, ho tirato, io quando arrivavo al limite dell'area più o meno mi dicevano, tira. Più o meno la porta è là, tira, e io tiravo, e una volta mi è andata bene con la Sampdoria. Quello invece che avevo fatto subito dopo la metà campo, mi sono trovato in mezzo a due giocatori, io per liberare, per non prendere il contropiede, ho calciato, ho preso una gran botta, mi sono trovato per terra, a un certo punto mi sono... hai fatto gol? Ho fatto gol. E di fatto è venuto fuori il gol, perché i derby si vincono anche così. Certamente, l'importante è vincere. L'importante è vincerli poi. Ecco, con i compagni di allora, ancora dei contatti? Ma direi di no, perché noi, è difficile trovarsi che i miei compagni di allora sono tutti che abitano distante, perciò anche loro trovano un po' difficoltà a venire qua, io trovo difficoltà ad andare là, perciò ci troviamo, ci sentiamo a volte, per esempio con Da Pozzo ogni tanto ci sentiamo. Ma in campo lei Da Pozzo vi bisticciavate oppure no ogni tanto? Ma no, 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 con Da Pozzo era uno che dirigeva effettivamente la squadra. Senta un attimo, il calcio di oggi, il Genoa di oggi, come lo vede? Ma il calcio è cambiato. Adesso è cambiato perché, a parte che è difficile seguirlo, perché oggi ha una squadra, sei mesi dopo un'altra, domani ce n'è un'altra.
Ma molto ovviamente già anche allora succedeva che i giocatori più bravi il Genoa li vendeva, perché ritornando al discorso di Meroni, parte l'allenatore e dice: l'unico giocatore che non mi dovete vendere è Meroni. E l'ha venduto, sì. Il primo giocatore che ha venduto, Meroni. E allora vede che non è cambiato niente. Oltretutto per quel discorso lì abbiamo perso anche l'allenatore, perché l'allenatore ha fatto di tutto invece ha avuto un incidente. Ecco, allora un saluto agli sportivi genovesi, in particolare direi ai genuani. Il microfono è suo, dica quello che vuole. Ma io dico ai tifosi, i tifosi genuani e amo a tutti i tifosi che amano il calcio, dico, va benissimo, auguri a tutti e bravi di essere sempre, di tenere sempre lì concentrati per la nostra squadra. Però l'importante è che facciano dello sport. L'importante, io difatti dico sempre ai miei nipoti, lo sport è una cosa che bisogna farlo, o bisogna, perlomeno deve sentirsi fare, che poi sia tennis, che sia calcio, calcio è più, per esempio i miei nipoti giocano a tennis, chi fa nuoto, il calcio bisogna essere un po' portati per ecco, dicevo. L'appello di questo grande capitano del Genoa è: fate sport, comunque fate sport. Ma l'importante è lo sport, fa sempre bene. Ok, grazie mille. Prego, prego. Quindi si è passati all'ormai tradizionale momento della firma delle figurine e degli immancabili autografi. Infine, Giovanni Villani, a nome del museo e dell'intera Gradinata Nord, gli ha consegnato la maglia numero 6, con sulle spalle il suo nome, Rivara. Si è trattato di un altro momento veramente emozionante. Il tigre di Ronco è ancora lui, con la sua grande simpatia ed il cuore tutto, ma proprio tutto, rossoblù. Arrivederci, grande campione. Bene. Allora, insomma, beh, Franco Rivara direi che è un calciatore che ha segnato davvero un'epoca, no? Sì, tra l'altro, come avete visto anche nel servizio, era molto emozionato di vedere tutto. Non era mai stato al Museo del Genoa, che io consiglio a tutti gli sportivi, non certo, solo Genoa, assolutamente, perché è veramente qualcosa di ben fatto, dove si ricorda un calcio di altri tempi, non solo lo so. Anzi, soprattutto lo diciamo perché tra una, non delle novità, ma direi una delle proposte che faremo nel 2020 sarà quella di intensificare i rapporti sia con il Museo del Genoa, con anche il Museo Sant'Onofrio, in maniera tale da proporre delle autentiche chicche che poi interessano, abbiamo visto che interessano molto i nostri amici che ci seguono da casa. Però parliamo di figurine. Le figurine. Questa volta parliamo della stagione 1971-1972 e vediamo subito le squadre Genoa e Sampdoria. Vado io con la Sampdoria. Questa era la Sampdoria dei Battara, ma anche di un grande giocatore, tra l'altro, Nello Santin, che poi abbiamo visto quanto sia gradito ai tifosi della Sampdoria, presuppongo, ai sportivi tutti, perché proprio sulla pagina Facebook la sua foto. Tra l'altro è stata una sorpresa, perché Nello Santin è un grande campione, allora veramente seguito dai tifosi, ma dopo tanti anni ha avuto un boom di visite. Poi Pietro Sabatini, insomma, voglio dire, non ha bisogno di presentazione, un altro terzino molto, molto bravo, in particolare Sergio Reggiani, che non ebbe una grande, insomma fu un po' una meteora, poi Marcello Lì. E poi c'è Roberto Casone, che prendiamo lo spunto per salutarlo chiaramente, perché segue tutte le nostre trasmissioni. Seppur abbia passato soltanto una stagione alla Sampdoria, prestato dal Milan, ricorda sempre con tanto affetto la città di Genova e i tifosi sampdoriani. E poi vabbè, Giovanni Lodetti, Giancarlo Salvi, grandissimo giocatore, mancato in tempi recenti, così come Ermanno Cristin, che abbiamo ricordato proprio alcune puntate fa, poi mi ricordo c'era Dino Spalletto, Luisito Suarez, Giorgio Pellizzaro, poi velocemente due grandi giocatori, secondo me, che in questo momento sono due nel completo, nei quadri, come si diceva, che erano Marco Rossinelli per Giorgio Negrisolo. Rossinelli, quando fu ceduto, ci fu una vera e propria insurrezione da parte dei tifosi. Poi Renzo Corni, Loris Borghi, che abbiamo sentito più di una circostanza, Paolo Tuttino, che ha avuto modo, è rimasto a Genova, ha avuto modo di interagire. Anche lui è molto attivo sulla nostra pagina. E anche Rocco Fottia, che è anche un, anche ha fatto una bella intervista. Una bellissima intervista. Genova. Genova era in Serie B, vabbè, la voglio dire, andiamo in Serie B a vedere se troviamo il Genoa, sì, ho trovato col Foggia, e allora i portieri erano
una meteora, però qualcuno lo ricorda. Il portiere era Armando Buffon, che era cugino di secondo grado del vecchio Lorenzo Buffon, e l'altro era Tony Lonardi. Poi la figurina, perché erano doppie, c'era Maurizio Turone e Alberto Benini. Poi Mario Manera, un grande terzino che tra l'altro, sì, una curiosità, giocava con le lenti a contatto. E Sergio Rossetti, che è rimasto anche lui in Liguria, quindi Roberto Derni di La Spezia, Giorgio Vittolo. Andiamo nel reparto avanzato: Attilio Perotti, Walter Spegiorin, Sergio Ciniu, centravanti molto forte, allora erano dei pochi laureati del calcio, Luigi Simoni. E Fernando Ciniu ebbe una stagione molto importante. Sì, in Serie C, è stato vice del campionato. Poi Garbarini, Agnetti, Piccioni e la punta Osvaldo Pavoni. Questa era Genoa e Sampdoria della stagione 1971-72. Allora andiamo avanti e ovviamente abbiamo già passato la palla a Virginia. Restiamo al 17 bis. Benissimo, adesso invece proseguiamo con una delle rubriche più amate dai nostri spettatori, ossia quella che ogni settimana crea per noi il giornalista Giovanni Giaccone. E questa settimana appunto ha preparato un fantastico servizio riguardo i migliori colpitori di testa. Vediamolo. Si è molto parlato recentemente sul web del bellissimo gol di testa di Cristiano Ronaldo alla Sampdoria come gesto sportivo veramente importante, e la polemica è subito nata rispetto a tanti quanti comunque nel passato abbiano realizzato colpi di questo genere, soprattutto quanti avevano il colpo di testa una delle armi decisive per segnare gol importanti. Ebbene, siamo andati un po' a spulciare tra le diverse immagini degli anni passati, soprattutto quelle degli anni 70 che ci interessano, e siamo andati un po' a vedere chi era veramente l'attaccante o gli attaccanti che sapevano segnare di testa, e soprattutto segnavano con gesti acrobatici o indifferenti. Innanzitutto vale la pena risalire un po' prima per citare un nome importante come quello di John Charles, attaccante centravanti della Juventus anni 50, inglese, gallese per la precisione, veramente insuperabile sui colpi di testa. Per avvicinarci agli anni 70, ebbene, abbiamo una rosa di nomi che possiamo, diciamo così, dire in due livelli. Un livello che aveva come il colpo di testa proprio come un biglietto da visita, in cui c'era l'importanza del gesto tecnico ma anche la capacità acrobatica di dare un significato in più a questo gesto. Bene, tra questi possiamo inserire sicuramente Roberto Bettega, Roberto Pruzzo, Roberto Boninsegna e Pulici, Paolino Pulici, attaccante del Torino. Questi quattro nomi sicuramente hanno avuto una loro importanza nella cultura dei gol di testa, soprattutto perché ci mettevano quella parte acrobatica che magari mancava ad altri. In una seconda fascia che andiamo anche a citare: Beppe Savoldi, Francesco Graziani, Spillo Altobelli, che sicuramente avevano la loro importanza, hanno segnato tantissimi gol di testa, però mancava, diciamo, quell'estro, e si limitavano, se così si può dire, al colpo di testa pulito, che poi era quello che faceva i gol importanti degli attaccanti veramente di livello, cioè quello di saper segnare gol facili, non gol impossibili e basta, ma soprattutto segnare gol belli e importanti. Ovviamente non si può dire che altri avessero colpi di testa inferiori o fossero inferiori, però ciascuno aveva un po' le sue capacità e il suo diciamo così biglietto da visita importante. Di Bettega possiamo ricordare i gol segnati alla Finlandia nel 77, quando l'Italia andava a qualificarsi per i mondiali del 78. Di Roberto Pruzzo possiamo ricordare il gol del derby del 76 superando Zecchini della Sampdoria, un gol che è rimasto celebre. Per quello che riguarda Boninsegna e Pulici, sono tanti gol molto belli. Boninsegna aveva una certa capacità di segnare, aveva delle prede particolari, soprattutto il Milan nel suo periodo interista e il Varese. Questo un po' diciamo così, i momenti in cui a quanto pare Boninsegna amava segnare con dei gol di testa pregevolissimi. Paolino Pulici invece aveva il Cesena, dove
guarda caso, segnava veramente gol importanti e gol soprattutto molto belli. Andando avanti e guardando poi al futuro, pensiamo ad altri giocatori che sono stati importanti. Vediamo un attimo, soprattutto dal punto di vista straniero, Thomas Kuravi, che può dimenticare il centravanti del Genoa degli anni 90, dei primi anni 90, oppure Mark Atley, giocatore del Milan dalla metà degli anni 80. Per quello che riguarda invece altri giocatori stranieri che hanno brillato da questo punto di vista, ricordiamo Santillana, giocatore del Real Madrid, che fece veramente grandi dispiaceri all'Inter intorno alla metà degli anni 80 proprio con i gol di testa, e poi il duo di attaccanti del Manchester United degli anni 90, che aveva le ali Beckham e Giggs, ed erano Cole e York, loro veramente bravissimi con i colpi di testa. Un quadro generale, certamente poi tanti altri giocatori avevano il colpo di testa come elemento importante, ma forse questi sono stati quelli che hanno dato a questo gesto atletico un significato molto importante. Giovane, Giacomone, sempre una garanzia. Assolutamente, assolutamente. Conclusi tutti i numeri dall'1 all'11, poi ha fatto anche il 12, ora è partito con questa nuova rubrica, la rubrica che è proseguita, ha visto quei grandi colpitori di testa italiani, genovesi italiani e anche nel mondo. Molto bello. Molto allora, bello. Franco, torniamo ancora a parlare del premio dedicato a Max, si va avanti. Ci stiamo lavorando, sarà una grossa manifestazione che si terrà al centro civico. Fra poco partiremo finalmente, abbiamo avuto dei problemi, ma organizzativi, ma ce la stiamo facendo bene. Potrete dire, secondo voi, chi è che merita questo premio? Max Cazzona, città di San Pietro d'Arena. Persone che si sono distinte durante il 2019 per fare qualcosa a San Pietro d'Arena o per San Pietro d'Arena. La serata finale, che vedrà premiati 1, 2, 3, 4, 5, vedremo le persone scelte dalla giuria, si terrà al centro civico nei prossimi mesi. Quindi cominciate già la nostra casella di posta elettronica, belinkcalcio@gmail.com, a dare delle vostre indicazioni, fornendo dei nomi di gente di San Pietro d'Arena che meriterebbe, per quello che sta facendo, per quello che ha fatto, il premio Città di San Pietro d'Arena Max Cazzola 2019. Allora adesso invece un momento atteso, un momento di bilancio, e quindi lasciamo ancora la parola a Virginia. Perfetto, adesso invece proseguiamo vedendo, diciamo, le foto che sono state più apprezzate sulla nostra pagina Facebook nella prima settimana del nuovo anno, ossia quella che va dall'1 al 7 gennaio, quindi vediamole insieme. Allora, la prima foto è quella di un Roma-Genoa del 1973 con un Corradi che segna anticipando il difensore della Roma, nonché attuale allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri. La foto infatti ha raggiunto ben 9.659 visite. Poi proseguiamo invece vedendo la foto delle figurine della Sampdoria 1958-59 che ha raggiunto invece 8.911 visualizzazioni. E infine vediamo la foto dell'ex giocatore blu cerchiato del 1963, Marian Wisniewski, con 6.325 visite. Ora invece siamo arrivati a uno dei momenti più attesi dei nostri appuntamenti, ossia quello con Alex Di Viesti, la bravissima artista che ogni settimana prepara per noi due caricature, rispettivamente una per un ex calciatore della Sampdoria e una invece per un ex calciatore del Genoa. Vediamole insieme. Giorno che seguo il giorno di un derby, se vinci comincia a gioire e non la smetti più. Osservo la schiuma dell'onda, mi pare un sorriso che fa complice il mare di questa mia gran felicità. Eppure un caffè amaro pare dolcissimo, ti senti come un bimbo dentro una pasticceria e canti solo da sempre Sampdoria, regina della città. Domata la tempesta inizia a fare.
l'ultra. Forza Genoa, Forza Genoa, Forza Genoa, Forza Genoa. Ah, cantano in città, Forza Genoa, Forza Genoa, Forza Genoa, Forza Genoa. I primi a nascere, gli ultimi a morire. Forza Genoa, Forza Genoa, Forza Genoa, Forza Genoa. Siamo una storia, un amore senza fine. Forza Genoa, Forza Genoa, Forza Genoa, Forza Genoa. Ricordo quando ero bambino, una maglia e un pallone. Ero già pazzo per il calcio alla televisione. Ho visto uno squadrone, sto parlando del Grifone. Eroi di Anfield, la so ancora la formazione. È come un grande amore fra il tempo non lo cancella, il presidente lo sa bene, vogliamo la stella. Davvero il primo pato, non ti ricordi chi era? Di certo non quello del Milan, ma il pato Aguilera. Quanti campioni sono... Fantastico come sempre Alex Di Biest, ho visto due splendide caricature anche per questa settimana. Tra l'altro, se tu voi seguite la pagina Facebook, stiamo piano piano mettendo i piccoli servizi di Alex Di Biest con le caricature che ho fatto durante l'anno, sono veramente tante. Abbiamo visto che ne abbiamo pubblicate un paio, quelle dei due giocatori giapponesi di Genoa e Sampdoria, Miura e la Santa Maria Novella. La meteora un po'. Sì. Vabbè, comunque, hanno avuto veramente tante visite. Quindi... E poi prima o poi vi faremo vedere anche Alex Di Biest, che ha promesso un'intervista. Vabbè, questi artisti si sa, insomma, è come sono. Ovviamente, Franco, se qualcuno magari. Ecco, questa è l'iniziativa che stiamo lanciando, e se qualcuno ha dei video brevi di ricordi o qualcosa che vuole dire, oppure mandare anche solo un saluto a tutti i telespettatori di Belin che Calcio, può farlo, fa un video da BP4, ce lo manda alla casella email Belin che Calcio, e noi con molto piacere lo inseriremo in una delle prossime trasmissioni. Assolutamente, allora andiamo avanti, andiamo di corsa, perché sono tante le cose che stiamo proponendo in questa puntata, la prima del 2020, insomma. Esatto. E quindi, insomma, allora, andando di corsa, sicuramente diamo sprint dando la parola a Virginia. Bene, adesso invece sentiamo un noto e famoso disco dedicato alla Sampdoria, il cui autore e cantante è un personaggio molto, diciamo, apprezzato nella tifoseria genovese, ossia Carlo Celi. E ricordiamolo con affetto. Vista per un campione ricco di virtù, la Sampdoria ha dato l'entusiasmo una realtà insieme a noi. Trevor Francis resta qui con noi nella Sampdoria, ormai tu sei una bandiera della Sud, grande per la strada, non basta per convincerti a restare, ma c'è anche un presidente che ti ama, ed anche lui è come noi. Trevor Francis resta qui con noi nella Sampdoria, e poi lo sai, lassù ti ama già. Fallo per noi, fallo per tutti noi. Trevor Francis.
insomma, però ti ricordi che in più di un'occasione mi ha fatto vedere dischi sia rosso-blu che blu cerchiato, insomma, quello della musica, dei cori, dei canti, delle canzoni. È un bel segmento. Bravo quindi a questo compianto Carlo Celi, che ha fatto questa canzone, ha fatto anche mille altre canzoni, però ne è dedicata una alla sua spada del cuore, la Sampdoria. Comunque, insomma, se anche... E a Trevor Francis, che per l'amor di Dio, grande... Al tempo, voglio dire, è un grandissimo campione. E allora andiamo ancora... Quinto servizio che lo annuncia Virginia. Ah, beh, certo. Ed eccoci ora al nostro consueto appuntamento con il mondo rosso-blu. Ci colleghiamo infatti con Marco Liguori, nonché con Pianeta Genoa 1893. Sentiamo cosa ci racconta. Bene, eccoci qua, come sempre ogni settimana, con Marco Liguori, direttore ed editore di Pianeta Genoa 1893. Buongiorno Marco e naturalmente buon anno. Ciao, buon anno a te Marco, sempre più lanciati con questa trasmissione ormai mitica, sì, con Belinche Calcio. Diciamo che non ci lamentiamo per gli ascolti peraltro. Allora, questa settimana Pianeta Genoa, vediamo un po' cosa ha trovato di interessante. Guarda, ho trovato nei reperti storici, ma molto, molto interessante, visto che domenica c'è un Verona-Genoa tutto da gustare, certo, in chiave salvezza. La vittoria nel 27 aprile 1958 del Genoa a Verona per 3-1. 62 anni fa, bene. Sì, una... Ma la cosa che stavo vedendo, perché nei giornali dell'epoca, anzi possiamo citare tranquillamente l'autore di questo pezzo sulla stampa, che è Vittorio Pozzo, niente poco di meno che il grandissimo cittadino nazionale, che era nostro collega, tra parentesi. E certo, a fine carriera ha fatto giornalista poi anche, vero? Esatto. Okay. Vittorio Pozzo aveva descritto la situazione, cioè il Verona aveva disputato fino a, diciamo, fino a marzo, diciamo, il giro di andata di quel campionato di Serie A fu più che soddisfacente, il giro di ritorno un autentico disastro. Mentre al contrario il Genoa addirittura era ultimo, anche allora, fino a un mese prima di quella partita era ultimo, aveva poi cominciato a incamerare punti e ricordiamo che era un Genoa particolare, perché c'era Roccia dal Monte, Abbadii, quindi stiamo parlando giocatori di una squadra sì, non trascurabile, ecco. Certo. Quella partita fu praticamente vinta grazie poi a quel successo che Genoa si salvò, arrivò a 30 punti, riuscì a salvarsi, mentre il Verona retrocesse, arrivò prima ultimo, poi penultimo, perché ci fu uno scandalo per cambiare l'Atalanta. Ecco. L'Atalanta fu retrocessa all'ultimo posto, il Verona disputò uno spareggio con la seconda di Serie B col Bari, sì, e però lo perse e retrocesse. Ci sono tantissime diciamo analogie con il presente, quindi. Esatto, col presente. Allora, quella partita segnò, da prima passò in vantaggio il Verona con Tesconi al 29esimo, poi nel finale del primo tempo pareggiò Roccia dal Monte, e poi Abbadii infilò due volte la porta avversaria, con grande tripudio dei tifosi genovani presenti all'epoca allo stadio Marcantonio Bentegodi, arbitro un austriaco, Kainer, che come sai ai tempi facevano questi scambi, gli ultimi esponenti delle classi arbitrali di paesi esteri, che erano venuti a arbitrare in Italia, certo, quasi gli ultimi. Quindi niente, secondo te chi potrebbe essere, per così dire, l'Abbadii di domenica prossima? Io spero tanto in Favilli. Ecco. Perché Favilli è un giocatore con grande potenzialità, finora inespresse. Domenica scorsa l'abbiamo visto col Sassuolo, sì, bene, bene, in gran forma, in buona forma.
secondo me, lui speriamo che riesca a mantenerla. Lui può essere l'elemento devastante verso la, contro la difesa avversaria. Poi Juric, per carità, adesso sì, tutti quanti avranno timore, certo, gli ex col dente avvelenato, ho capito, ma giochiamola la partita e poi vediamo chi prevarrà. Bene, tutto questi auspici direi splendidi. Ti salutiamo, ti ringraziamo e appuntamento alla prossima settimana. Grazie, grazie a voi tutti. Ciao, ciao Marco. Il direttore, noi non possiamo dire nulla. Marco Liguori, il direttore di Benetageno, sempre preciso con i suoi ricordi sulle partite da venire per il Genoa, quindi grazie. Ricordiamo comunque c'è la Pianeta Genoa 1993, un punto di riferimento. E di cronaca, non solo, tra l'altro fa un servizio come del resto Sampdoria News, molto molto buono, molto corretto, educato, senza eccessi, è veramente un servizio al favore dei genuani. E quindi a noi fa piacere ospitare sia da parte Lucia Piazza, sia da parte Rossoblu questi contributi, importanti contributi, così come ci piace, come piace a noi, no? Insomma, discutere, certo, di calcio in maniera pacata, simpatica. È un gioco, un divertimento. E ti ricordo, perché insomma, come abbiamo detto in una circostanza, insomma è un calcio che onestamente ci manca. Andiamo avanti, perché adesso un altro servizio di quelli insomma importanti, dico soltanto una cosa, dove andrà a beccare delle piane certi personaggi, però facciamo dire tutto a Virginia. Adesso vediamo insieme invece un importante servizio che ha preparato per noi il giornalista Paolo Delle Piane, che ha intervistato un ex atleta rossoblu, ossia Benedetti. Vediamolo. Ed eccoci a un altro appuntamento con il calcio degli anni 80, quel calcio che tanto rimpiangiamo. Abbiamo in linea Maurizio Benedetti, oggi allenatore del Borgoratti, ma giocatore del Genoa, del Pavia, del Savona, del Perugia, del Prato, dello Spezia di quei tempi. Ciao Maurizio! Ciao e buon augurio a tutti! Allora, noi ci sentiamo spesso per parlare del tuo Borgoratti, però in questo momento, come sai, parliamo un po' del calcio anni 80. Insomma, un calcio che tanti di noi che lo hanno vissuto rimpiangono. Anche tu immagino, no? Hai un po' dei rimpianti per quel calcio, il calcio vero, no? Quello di tanti noi appassionati. Beh, sicuramente era un altro calcio, era un calcio dove i procuratori si affacciarono appena, per cui era una cosa proprio più genuina, un rapporto tra presidente e giocatori differente da adesso, c'erano le cosiddette bandiere. Io in 15 anni ho cambiato praticamente solo niente. Era un calcio sicuramente meno fisico, più tecnico, ma sicuramente molto più genuino. Ecco, tu mi hai detto che a quell'epoca giocavano in Serie C giocatori che oggi troverebbero tranquillamente spazio in Serie A, insomma oggi c'è più corsa, più ritmo, più agonismo, ma forse meno tecnica. Ma hai fatto qualche nome, ti chiedo di ripeterli, mi hai detto i Matteoli, no? Della Monica, li Zola, giocatori che tu incontrasti in Serie C a quell'epoca. Certo, Zola, i Matteoli, della Monica, giocatori comunque, qualcuno Zola stesso, ma Matteoli ha fatto la carriera. Lo stesso della Monica, che comunque ha fatto una carriera molto inferiore alle tecniche che aveva. Era un calcio sicuramente dove in C trovavi i ragazzi emergenti che poi hanno fatto la carriera, però c'erano delle realtà di gente di 27-28 anni che non avevano mai toccato la Serie A o la Serie B, ma tecnicamente non avevano da invidiare a molti professionisti che giocano adesso nella maglia. Ecco, tu hai toccato la Serie A pur senza scendere in campo, però nel 77 era il Genoa di Gigi Simoni, hai fatto qualche apparizione, convocazione, panchina in Serie A. Cosa ricordi di quel periodo? Beh, la prima cosa che ricordo è il fatto che io da cartapalle mi sono trovato a giocare fianco a fianco con i miei idoli dell'epoca, come Bruzzo, Damiannani, Cazzonaro, Ghetti, Secondini, Matteoli. Chiaramente per me è stata quasi una favola. Probabilmente ero talmente giovane dove ancora non
pensavo di fare professionista, ma pensavo solamente a vedere la Gazzetta Nord e allenarmi con professionisti, dove, come ti dicevo, ti vedevo solamente nelle figurine. È stata una piccola parentesi, ma molto bella, perché appunto negli anni di Vicenza c'era ancora il 12, 13, 14 in panchina, per cui partiva molto corta. Poi si andava in trasferta in 16 e io ero per più di 2-3 mesi, ho fatto praticamente il 16esimo a 7 anni. Andai a Roma con la Lazio, andai a Napoli con Napoli, in casa da Pescara, a Verona con Verona. Ricordo che c'erano i bambini e Simoni che mi convocavano ogni sabato sera, dove vedevo la mia tasca, la mia pantalone di divisa del Genoa, e che mi presentavo al Cristo Pelli, la Pallo e il tiro con quelli che erano i miei idoli fino allora. Poi sei stato al Prato con Pippo Marchioro, poi sei stato 5 anni allo Spezia, di cui sei diventato anche capitano, sei stato altri 5 anni a Perugia, di lì hai conosciuto gente come Di Livio e Ravanelli, se non sbaglio, no? Sì, io ho cominciato subito, primo anno a Cassino, che dico la verità, non sapevo neanche dove fosse collocata in Italia Cassino, perché il Genoa, primo anno, mi diede in prestito a Cassino in C, andati 18 anni a farmi le ossa, cosiddette ossa Cassino. Poi da quell'anno lì sono entrato a Genoa e ho fatto 5 anni a Spezia con gente come Barbuti, Seghetta, parliamo dei primi anni 80, fino poi arrivare a Perugia nell'87, dove ho fatto 5 anni, ho conosciuto giocatori che poi sono diventati così che sono, Di Livio, Ravanelli, Vinti, Dia, il povero Manfredi, mancato qualche anno fa, una squadra dove quell'anno lì avevamo veramente, abbiamo fatto il record di punti, dicevo quasi tutte le partite, è stata l'annata diciamo più bella anche a livello di sentimenti, dove io ho legato molto sia con la città che con i compagni, dove io ogni anno, come adesso mi trovo, faccio visita giù a Perugia. Ecco, in Serie C poi tu fosti eletto anche, se non sbaglio, miglior libero della categoria, e in quella stagione c'era un certo Signorini nel Parma, no? Esatto, quell'anno lì c'era un giornalino che si chiamava Tutto C, una cosa del genere, dove i giornalisti e i giocatori votavano ruolo per ruolo i giocatori. Nel ruolo di libero vinse Signorini, che giocava nel Parma di Stacchi, dove poi vinse anche il campionato. Io arrivai secondo alle scale del Trevo Gianluca. E l'ultima cosa che ci puoi raccontare, una gran bella amichevole, quando il Milan di Sacchi vinse il campionato, il Perugia vinse il campionato di Serie C, faceste un amichevole a fine anno e quindi tu giocasti con gente come Rijkaard, Van Basten e Gullit. Esatto, ci fu un amichevole a Perugia per i campionati vinti nostri in C e del Milan in Serie A. E Ramaccioli, che all'epoca era dentro sportivo del Milan e era stato anche dentro sportivo del Perugia, organizzò questa amichevole e onestamente lì capiva come era avanti il caso di Sacchi. Grazie Maurizio per questa bella chiacchierata, ti facciamo auguri di buon anno e ci sentiamo presto. Intanto, grazie a voi, buon anno. Ciao, ciao Maurizio, ciao ciao. Grazie a Paolo Delle Piane, un'altra chicca delle sue, va a trovare questi personaggi che tra l'altro abbiamo visto anche in questo caso di Benedetti, che gravitano comunque in Liguria allenando. Sì, sono molti, o che si sono fermati comunque, per il caso magari con genovesi, liguri, però siamo poi nel calcio cosiddetto minore per certi versi, abbiamo appunto queste presenze importanti, bene fa Paolo ad andare, come gran competente di questa fetta importante di calcio, ad andare la settimana sport, assolutamente un altro grande contributo, che ricordavamo nelle viste dei siti di Genoa e Sampdoria, ma ricordiamo anche settimana il sport. Sito è punto di riferimento del calcio, del tantistico, assolutamente. E siamo quasi, e questo lo lasciamo annunciare ovviamente, sì, ancora una volta di più a Virginia.
Siamo ormai verso la fine e siamo giunti a uno dei momenti più attesi dai nostri spettatori, ossia il collegamento con Guido Pallotti, direttamente da Sampdoria News per noi, che stasera ci racconterà qualche episodio simpatico della Sampdoria targato 1950. Vediamolo! Ciao a tutti! Un buon augurio di un anno sereno a voi, a tutta l'equipe e logicamente ai nostri radioascoltatori. Il campionato 1950-51 si conclude col dodicesimo posto per il Doria e la retrocessione del Genoa in Serie B, anche per il gol di Sabatella al 42esimo del secondo tempo, quando ne mancavano 6 alla fine, che diede la vittoria alla Samp per 2-3. Precampionato nel quale ci fu uno scambio di giocatori con Genoa, il portiere Bonetti, il centravanti Baldini e il rossoblù in cambio del mediano Sirizzo Bergamo, che disputò due buoni campionati in blu cerchiato. La formazione base era Lussetti, Graton Arghini, Garde, Bertagni e Bergamo, Lucentini, Bassetto Gei, Lorenzo Sabatella. Era stato pure acquistato il mediano Garde, facendo parte della nazionale svedese. Ebbene, si era comportata in estate nei mondiali del 1950 al Brasile, al contrario della nazionale italiana, convocati dalla quale, ancora scioccati dalla tragedia del Grande Torino, avevano rifiutato il trasferimento in aereo prediligendo quello via nave, allenandosi sul ponte della stessa e rimanendo senza palloni finiti in totalità in mare. La rosa della nazionale scandinava fu letteralmente saccheggiata dalle squadre italiane. Il Genoa se ne accaparrò addirittura 3, Nilsson, Melber e Tapper. Nakaskoglu andò all'Inter per poi dare giovane ai tifosi sampdoriani, Nordahl al Milan dove poi raggiunto da Lido, Jetson e Green. Jetson finì al Napoli per 107 milioni e fu il primo calciatore a superare la soglia dei 100 milioni, scandalizzando sportive no. Tornando al Doria, 17 presenze le Canalo Revers, un portiere che faceva incazzare tutti perché prima di ogni rinvio faceva girare il football sul dito. Cominciava a trovare spazio con 11 presenze Pietrin Podestà, che avrebbe sposato una ragazza, tra l'altro cugina del giovanissimo Carletto Volpi, che era nelle medie gomme dai salesiani di San Pier d'Arena, e figlia del proprietario della trattorietta del Toro, così chiamata perché venivano dovunque per sfidare il proprietario a testate, avversari uno di fronte all'altro a qualche metro di distanza, dopodiché rincorsa e colpo di testa. Chi restava in piedi era il vincitore. E a quanto lui stesso raccontò in un'intervista su Tutto Sport, Ettore era imbattibile. Un altro debuttante con 4 presenze fu Agostinelli, che avrebbe dovuto giocare contro la Lazio, perché Bergamo era febbricitante, se non che la Samp doveva disputare la finale del torneo di Fiareggio e Agostinelli faceva parte di quella squadra giovanile. Come mi raccontò il massaggiatore Comino, lui stesso lasciò la squadra il sabato, tornò a Genova in treno, recuperò Bergamo e sulla via del ritorno in auto si fermarono dalle parti di Grosseto, una gigantesca bistecca fiorentina per uno, una bottiglia di Chianti in due, un paio di esperine e la partita finì 1-1, col gol dal pareggio a 15 minuti dalla fine dallo stesso ex genuano Bergamo. Un altro buffo aneddoto me lo raccontò un amico che lavorava al campasso di un deposito di frutta fresca e secca, il cui proprietario era consigliere del Doria. Mi disse che un mattino era venuto a trovare il suo principale reverso, il portiere che faceva il giocoliere col pallone, che doveva essere un tifo facente perché fece tutti ridere tutti raccontando che appunto lo svedese Garde, che già di suo portava il 46 di scarpe, si era fortunato un piede, di conseguenza fu incessato per camminare e fece rindossare lo scarponcino di panno, con conseguenza che quel piede misurava più di mezzo metro. Augurone e felice 2020 a tutti voi e radioascoltatori. Ciao ragazzi! Ragazzi, ecco
insomma. È stata una puntata, se posso tutto, va bene. Vabbè, è stata una puntata pirotecnica. Pirotecnica. Grazie Virginia. No, vabbè, si è visto anche un discreto piede. La classe non è acqua. Ecco, la classe non è acqua. Allora, noi ringraziamo Virginia che è stata con noi. Lei sa che quando vuole tornare la porta no, in effetti lei la porta è aperta. No, infatti, lei ha molti impegni e siamo veramente felici che sia riuscita a trovare un momento per partecipare a questa nuova edizione. Allora, Virginia Scarpellini la trovate su Instagram. No, ricordiamolo, perché questo sono molti che ti verranno a cercare, già oltre a quelli che già lo fanno. Quindi su Instagram poi troviamo poi dove? Su Instagram principalmente, perché c'è tutta la mia pagina, potete seguire le mie giornate, le mie cose, i miei servizi anche che faccio in giro di fotografia. Poi, poi le foto le avete anche viste, le abbiamo fatte vedere durante la trasmissione, poi i tuoi studi, insomma tutta la tua attività, insomma niente, no? Che dire? Una ragazza fantastica. Va bene, e poi una calciatrice. È una calciatrice, non so se è fantastica. Va bene, poi abbiamo visto anche che insomma, voglio dire, lo sera. Ce l'abbiamo fare? Grazie per essere stata con noi, grazie a quanti ci hanno seguito. Anche questa nuova puntata è conclusa qui, appuntamento per la decima, grazie a tutti e mi raccomando seguite anche la pagina Facebook di Belinche Calcio. Arrivederci, alla prossima.